Catherine Dickens è di gran lunga meno conosciuta di suo marito, il leggendario Charles, l'autore di alcuni dei romanzi più famosi dell'epoca vittoriana. La storia della signora Dickens sarebbe però già di per sé materia da romanzo. Una donna dai molti talenti, moglie devota e madre di 10 figli, presa dalla disperazione, arrivò a chiedere il divorzio dal marito. Per molti anni i biografi dickensiani l'hanno dipinta come una donna poco stabile e impulsiva, ma oggi scopriremo la verità su di lei. Scopriamo qualcosa di più sui Dickens? Allora cominciamo! Catherine Hogarth nacque in Scozia nel maggio del 1815. Era la maggiore di 10 figli e crebbe in una famiglia di gente colta ed educata. Suo padre George Hogarth era un critico musicale e giornalista. Nel 1830 si trasferirono a Londra. E lì 5 anni dopo, George venne assunto come redattore del quotidiano Evening Chronicle e in redazione fece la conoscenza di Charles Dickens. Fu proprio lui a dare un lavoro come articolista a quell'ancora giovane ma già talentuoso scrittore. Hogarth invitò Dickens a casa sua, a Kensington, e lì Charles incontrò la 19enne Catherine. Era una ragazza bella e intelligente e Dickens se ne innamorò a prima vista. Charles sognava di formare una famiglia solida e numerosa, e Catherine era secondo lui perfetta per essere una brava donna di casa, una madre attenta e diventare sua moglie e sua confidente. Charles invitò Catherine alla festa per il suo 23esimo compleanno. Ben presto anche lei si innamorò di lui e accettò con gioia di sposarlo. Un anno dopo la coppia si sposò felicemente, due veri piccioncini giovani e pieni di grandi speranze, liberi e allegri. Non avevano problemi domestici o finanziari a rovinare il loro idillio. Insieme si recavano spesso a teatro a feste di amici. Charles chiamava Catherine la sua metà migliore, la sua mogliettina e la signora D. Nei suoi diari, Dickens sentiva che nulla lo avrebbe reso più felice della vita con sua moglie nel piccolo appartamento, nemmeno se fosse diventato ricco e famoso. 9 mesi dopo il matrimonio, nel 1837, arrivò il primo figlio, Charles Jr. Ma Catherine si ammalò e aveva difficoltà ad allattare il neonato, cosa che le provocò una grave depressione postparto. Charles tentò di darle supporto e, da parte sua, era al settimo cielo per la nascita del figlio. Catherine, però, era fissata con la paura che il figlio non l'avrebbe mai amata, perché non fu lei ad allattarlo. Negli anni a seguire, la coppia ebbe 3 figli. Prima della nascita del loro 5° figlio, la coppia fece un viaggio in America. Dickens aveva già avuto un grande successo negli Stati Uniti. I suoi romanzi erano veri bestseller. Solo che non vide un soldo dalle vendite per via di alcune clausole del diritto d'autore. Dovette dunque attraversare l'Atlantico per sistemare la faccenda. Il viaggio di Charles e Catherine fu duro e quasi finì in disgrazia perché la nave incontrò diverse forti tempeste. A bordo scoppiò un incendio e la nave si incagliò nei pressi della Nuova Scozia. Malgrado le difficoltà del viaggio, Catherine restò sempre di ottimo umore. Charles scrisse ad un amico lodando sua moglie perché non si perdeva mai d'animo. Sapeva adattarsi a ogni situazione senza lamentarsi. Catherine non era soltanto una donna coraggiosa, era anche un'attrice di talento, una cuoca sopraffina e anche lei un'ottima scrittrice. Mise in scena alcune commedie giovanili di Charles e scrisse anche un libro di cucina, Cosa c'è per cena? Il libro conteneva idee culinarie, menù e ricette sia semplici che molto complicate, oltre a vari consigli mirati alle neospose su come fare le faccende di casa. Il libro ebbe un gran successo e venne ripubblicato varie volte fino al 1860. Insomma, che cosa andò storto in una famiglia felice e talentuosa come questa? Semplice. Quando Catherine partorì il loro 5° figlio, Charles non era più molto entusiasta all'idea di avere una famiglia numerosa. Per la prima volta, l'uomo si lamentò del fatto che avevano troppi figli. Nei suoi diari scrisse: «Spero proprio che non ne avremo altri». Ma la vita molto spesso non va come sperato e nel giro di 15 anni Catherine aveva dato alla luce 10 figli. Di certo non stupisce il fatto che la donna fosse molto stressata e non somigliasse più molto alla ragazza carina e gioiosa che Charles aveva sposato. E lui incolpava Catherine per aver avuto così tanti figli. D'altra parte anche lei veniva da una famiglia molto numerosa. La sua metà migliore ormai gli dava sui nervi. E alla fine Charles decise che non erano più fatti l'uno per l'altra. Raccontava agli amici di come sua moglie fosse diventata fredda e apatica. Troppo grassa eppure vuota, troppo nervosa, troppo possessiva. Inoltre piangeva di continuo e trascurava i figli. Dopo la nascita del loro ultimo figlio, Charles decise di prendere provvedimenti per non averne più. Arrivò a mettere un divisorio nel letto matrimoniale.
Poco dopo, era la primavera del 1858, fu un tragico errore a mettere fine al matrimonio dei Dickens. Charles acquistò un braccialetto da regalare ad una giovane attrice, la 18enne Ellen Ternan. Solo che il regalo venne consegnato a casa sua. Il postino aveva confuso gli indirizzi e Catherine scoprì così l'infedeltà del marito, cosa che già sospettava. Affrontò subito Charles. Ma lui, anziché scusarsi, affermò che per lui era normalissimo fare piccoli regali agli attori che recitavano nelle sue commedie. «Perché ti agiti tanto, mogliettina?» Charles arrivò a insistere perché fosse Catherine a recarsi da Ellen, darle il braccialetto e scusarsi per il suo comportamento così geloso e ossessivo. Per Catherine quello fu troppo e lasciò il marito sbattendo la porta. In seguito fu chiaro che Dickens conosceva Ellen già da un anno prima dei fatti e aveva anche affittato un appartamento per lei, sua madre e le sue sorelle. La giovane attrice lo accompagnava ovunque, anche se in effetti i due non avevano ancora avuto una relazione amorosa. Charles annunciò ufficialmente il suo divorzio nel 1858. Scrivendo per la rivista Il Mondo delle Casalinghe, Dickens si rivolse ai lettori spiegando di aver raggiunto un accordo amichevole con la ex moglie. Il fatto è che in epoca vittoriana il matrimonio era considerato un vincolo inviolabile. In caso di divorzio era la donna a ritrovarsi priva di diritti. Fu per questo che soltanto il figlio maggiore Charles Jr. lasciò la casa paterna insieme alla madre Catherine. Secondo le leggi dell'epoca, tutti gli altri figli dovevano invece rimanere col padre. Dickens non era neanche contento che vedessero ancora la madre. Non arrivò mai a proibire le visite, ma pretese da entrambe le sue figlie di non invitare Catherine ai rispettivi matrimoni. Catherine non venne nemmeno informata della morte del suo quarto figlio, Walter. La società condannò Catherine, che venne considerata indegna del suo famoso e geniale marito. Come si poteva stare con una persona così vuota, che non si prendeva cura di sé, sempre di malumore e non disposta a fare di tutto per far contento il marito? Un genio del suo calibro meritava molto meglio, giusto? Furono in pochi a prendere le parti di Catherine. Ci fu chi disse che dopo tutto ciò che aveva passato non era facile restare sana, graziosa e bella. Kate, la seconda figlia dei Dickens, scrisse in una lettera che sua madre non aveva fatto niente di male. Aveva difetti come chiunque, ma era innanzitutto una persona gentile e una vera signora. Ma era intimorita dal marito e depressa perché non poteva mai parlargli di come si sentisse davvero. Catherine passò da sola il resto della sua vita. Morì nel 1879, 9 anni dopo la morte di Charles. Prima della sua morte aveva dato alla figlia Kate le lettere che lei e il marito si erano scritti, chiedendole di donarle al British Museum, in modo che tutti sapessero che ci fu un tempo in cui si erano amati. Venne sepolta nel cimitero di Highgate, a Londra, vicino alla figlia Dora. Fu soltanto 139 anni dopo la morte di Catherine, nel 2016, che la sua bis-bis-bis-nipote Lucinda Oxley, a sua volta scrittrice intellettuale, prese le sue difese. Affermò che i biografi di Dickens non resero mai giustizia alla donna, che fu una moglie e madre devota, ma che ebbe una vita difficile con Charles. La coppia fu davvero felice per alcuni anni, ma gli obblighi domestici e le molteplici gravidanze intaccarono la salute di Catherine, mentre l'immensa fama letteraria arrivò a cambiare in peggio il carattere di Charles. Un'altra prova venne trovata nella corrispondenza dei Dickens nel 2014 dal professor John Bowen, specializzato in letteratura del XIX secolo. Bowen venne in possesso di lettere che dimostrano come prima di ottenere il divorzio Charles avesse tentato di fare internare sua moglie, basandosi su una diagnosi falsa. Cercò di convincere un medico a dichiarare che Catherine era pazza. Per fortuna il suo piano fallì e per quanto fosse lei a essere incolpata per la fine del matrimonio, poté almeno vivere il resto dei suoi giorni in pace. Ma ora la verità è finalmente venuta a galla. Ti dispiace per Catherine o pensi che Charles Dickens meritasse davvero di meglio? Fatti sentire nei commenti. Se oggi hai imparato qualcosa di nuovo, metti un bel like al video e condividilo con gli amici. Ma aspetta, non andare via proprio adesso. Ci sono più di 2000 video pronti per te qui da noi. Comincia scegliendone uno a destra o a sinistra, cliccaci sopra e buon divertimento! Resta con il lato positivo!